Cristian Ferrari, un incontro con la CGIL per discutere sul nuovo statuto dei lavoratori. Quali le vostre intenzioni su questo progetto? Sì, oggi abbiamo tenuto la riunione di un'assemblea generale della CGIL di Padova e ci siamo dati un bel programma di lavoro per l'anno nuovo. Quest'anno sarà l'insegna di tre, diciamo così, parole d'ordine. Pensioni. Vogliamo cambiare la legge Fornero. Insieme a CISL e UIL abbiamo una piattaforma importante di modifica radicale e la porteremo avanti. Contratti. Vogliamo portare a casa i contratti per i tanti lavoratori, 800.000 nel Veneto, che ancora attendono il rinnovo, e vogliamo un nuovo modello di relazioni industriali che valorizzi la qualità di processo, di prodotto e del lavoro. Terzo, diritti. Vogliamo restituire diritti dopo una lunga stagione di interventi sul piano delle leggi del lavoro che lo hanno destrutturato, che lo hanno svalutato, che lo hanno privato di tutele e di diritti. Per questo motivo lanciamo una grande campagna di assemblee straordinarie che coinvolgerà nella nostra provincia migliaia di iscritti alla CGIL e poi andremo anche oltre, ovviamente, i posti di lavoro, i nostri iscritti, per sostenere una proposta di legge, diciamo così, sulla quale raccoglieremo le firme, che punta a ridisegnare il diritto del lavoro e soprattutto a mettere al centro la persona che lavora, a prescindere dal contratto, a prescindere dalla dimensione di impresa, a prescindere dal settore. Tutti devono godere di diritti fondamentali e inderogabili perché il lavoro torni a essere un lavoro libero e dignitoso. Assemblee che partiranno da lunedì fino alla fine di marzo. Questa è la prima fase, la condividiamo con i nostri iscritti, gli chiediamo sostegno perché la sfida che lanciamo è importante e molto difficile. Inizieremo la settimana prossima e concluderemo il 19 di marzo. E poi successivamente apriremo un grande dibattito, un grande confronto, una grande interlocuzione con la società italiana, con le istituzioni, con la politica, con le forze associative, perché vogliamo non solo portare avanti un'idea diversa di diritto del lavoro, ma vogliamo soprattutto riportare al centro anche della cultura complessiva di questo Paese il valore del lavoro, che non può essere più considerato soltanto una variabile totalmente dipendente da logiche di profitto e da logiche di impresa.